Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video super motivazionale. Oggi ho il piacere di presentarvi un'eccezionale aspirapolvere che mi è stata gentilmente inviata per poterla recensire e far conoscere ai miei iscritti. Si tratta infatti dello Xiaomi Shunzhao Z11 Max ed eccomi alle prese con lo spacchettamento del prodotto. All'interno, oltre alle varie spazzole per la pulizia, ho trovato due spazzole per la pulizia di pavimenti e tappeti. E appunto la spazzola per pavimenti ha una particolarità geniale che mi ha fatto innamorare di questo aspirapolvere. Il problema principale che si ha con tutti gli aspirapolveri è che intorno al rullo si aggrovigliano i capelli, rendendo problematica la sua pulizia. La genialata di questa aspirapolvere è che il rullo viene attraversato in vari punti da una parte in plastica dotata di dentini che tagliano qualsiasi cosa si possa aggrovigliare. La batteria è estraibile ed ha un'ottima autonomia di 10 minuti a potenza massima, 30 minuti in media e 60 minuti in minima. La potenza di aspirazione poi è di 150 Air-Watt, che è a dir poco fenomenale. Ci sono inoltre altre due cose che ho amato di questa aspirapolvere e ve le voglio proprio dire. Allora, il tempo di ricarica è velocissimo ed è di sole 3 ore ed il fatto che quando schiacci il pulsante di aspirazione si può togliere il dito da sopra e l'aspirapolvere rimarrà acceso finché non lo rischiacciamo un'altra volta. Ma dopo tutte queste chiacchiere facciamo un po' di pulizia insieme. Io intanto continuo a ammirare gli accessori di questo aspirapolvere e lo utilizzerò in tutto questo video di pulizie motivazionali. Ed eccoci qua, allora vi faccio vedere i vari pezzi. Naturalmente questo è il pezzo del motore. Potete vedere qua c'è il cestello dove viene raccolta tutta la polvere. Qua sotto potete vedere delle tacchette, addirittura a tre livelli di velocità. Questa è la velocità massima, che ha un potere di aspirazione molto molto elevato. Poi qua è il pezzo da attaccare al muro, la stazione di ricarica, che io in questo caso non utilizzerò perché la verità non voglio avere tante aspirapolveri messe nel muro. Già il Dyson messo lì non mi piace, l'avevo attaccato però me ne sono pentita e lo devo staccare, quindi terrò questa aspirapolvere in ricarica in qualche punto nascosto. Poi qua c'è la spazzolina, vabbè, il tubo. Poi qua abbiamo questa spazzola, che è la spazzola, l'unica spazzola in dotazione di questa aspirapolvere. E la cosa buona di questa aspirapolvere, che mi è piaciuta tantissimo quando me l'hanno spiegata, è che taglia i capelli. Cioè, in questa aspirapolvere non si formano i grovigli di capelli intorno alla spazzola, perché queste parti rosse che vedete fanno in modo che si taglino nel momento in cui vengono aspirati e quindi nel cestello di raccolta risultano tutti spezzati. E questa è una cosa buonissima, perché io e le bambine stiamo sempre perdendo capelli e nell'altro aspirapolvere si aggrovigliano molto facilmente, soprattutto nella parte estrema del rullo. Poi questo qua è l'altro, quello che serve per la tappezzeria, insomma. E questo è il bocchettone, come lo chiamo io, che serve per andare nei punti più difficili. E qua abbiamo la elettrica per ricaricarlo. E questo è la videata generale di questo aspirapolvere. Ora lo metto in ricarica e lo proviamo insieme. Ed eccolo qua, momentaneamente l'ho attaccata a questa spina elettrica. Una cosa che mi piace tantissimo di questa aspirapolvere è il display. È troppo troppo bello. Allora, qua siamo al 25% di ricarica, qua c'è la spina elettrica lampeggiante per dirci appunto che sta caricando, e poi qua sotto le classiche spie luminose che vanno ad accendersi e spegnersi, e mano a mano che andrà a caricarsi si accenderanno fisse le varie tacchette. Thank you.
Ed eccomi qua ragazze, in una domenica mattina in cui io sono già pronta per andare al lavoro, che finisco di parlarvi di questo aspirapolvere. Allora, come avete sentito in tutto il video, mi è stato gentilmente inviato per fare una recensione e io in questi giorni, come avete visto dal video che è stato un po' disordinato, ma le mie pulizie sono disordinate lavorando, perché un po' faccio una cosa un giorno, un po' ne faccio un'altra in un altro e non riesco mai a fare tutta la casa in una giornata sola, in una mattinata sola, perché comunque sia ho tanti impegni, ma l'ho testato e mi sono trovata veramente bene, perché comunque ha una potenza questo aspirapolvere, ha 3 livelli di potenza. Allora, il terzo livello non dura tantissimo, ma anche in altri aspirapolveri è così, però anche il livello più basso o l'intermedio hanno una buona potenza di aspirazione. Se sentite rumori in sottofondo è la lavatrice che sta andando. Detto ciò, cilindro facilmente estraibile con questo tasto, la polvere fuoriesce da questo tappino, praticamente questo cilindro, adesso ve lo faccio vedere perché è vuoto, questo cilindro schiaccia il tasto, anche se è caduto qualcosa, ma lo aspireremo subito, vedete, si porta in avanti il cilindro e si apre. Tanti di noi cercano sempre delle recensioni anche qua su YouTube per capire se esistono degli aspirapolveri competitivi a livello di prezzo che siano comunque performanti in quello che devono fare, e devo dire che lo Shunzhao Z11 Max è veramente un aspirapolvere valido che ha un prezzo competitivo al massimo. Dopodiché, una cosa, le caratteristiche che comunque vi ho elencato in questo video le avete ben capite, ma vi dico quello che è piaciuto più a me. Io odio prendere la spazzola e doverla tagliare di tutti i capelli che ci sono aggrovigliati intorno, e questa cosa che questo aspirapolvere taglia i peli prima che entrano nel cilindro di raccolta polvere, per me è una cosa fantastica, perché comunque sia ti permette di avere la spazzola sempre pulita e non dover metterci le mani per togliere quei capelli fastidiosissimi. E noi in casa ne perdiamo tante, sia io che Adele che Asia. Christian li perde, ma sono corti, quindi non ci interessa. Però è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, diciamo la verità, dover pulire il cilindro da tutti questi capelli aggrovigliati. Quindi, primo, i capelli che si tagliano quando vengono aspirati dall'aspirapolvere. Punto secondo, le 3 velocità e soprattutto il display che mentre lo usi ti fa vedere quanto la batteria sta scendendo. Quindi ragazze, io vi lascio tutte le info nell'info box, anche il codice sconto per poter acquistare questa aspirapolvere, ve lo straconsiglio. Ho visto che altri miei colleghi su YouTube l'hanno recensito positivamente e vi posso assicurare che nonostante sia una collaborazione, questo aspirapolvere vale veramente tanto, e nel caso lo acquisterete fatemi sapere nei commenti sotto questo video cosa ne pensate e se la pensate come me, in modo da aiutare altri utenti a capire se quello che dico io è effettivamente vero e se ha comunque un riscontro da parte vostra. Quindi ragazze, spero di avervi tenuto compagnia con questo video in compagnia dello Shunzhao Z11 Max. Io spero di avervi dato una mano nell'eventualità di un acquisto di un aspirapolvere, e ve lo straconsiglio questo perché è veramente bellissimo. E niente, vi do appuntamento ai prossimi video, ai prossimi vlog. Speriamo di mantenere comunque una programmazione di 2 video a settimana, anche se la verità mi sta risultando veramente difficile, ma comunque ci proverò. Io vi mando un bacio, vi invito a iscrivervi al canale cliccando il pulsante qua sotto rosso, e mi raccomando, attivate anche la campanella per ricevere la notifica a ogni uscita video. Quindi un bacio, al prossimo vlog ragazze, ciao ciao!